Ciao. Buongiorno, stamattina ci troviamo a Cardiff. Fiume. Ora andiamo al centro. Andiamo. Vedere il cappello. Andiamo, dai. La nostra ultima tappa nel Galles è anche un ritorno, dopo circa 5 anni, in una città che ci ha colpito soprattutto per la sua storia e per la cordialità della gente che la abita. Percorrendo Castle Street, che costeggia il Butte Park e conduce al castello, ammiriamo il muro degli animali, progettato dall'architetto William Frame e costruito nel 1890. In un primo progetto gli animali intagliati includevano una coppia di leoni con scudi, una leonessa, una lince, un orso, un leone marino, un lupo, una coppia di scimmie e una iena. Successivamente furono aggiunti altri 6 animali. I primi si distinguono da quelli aggiunti in seguito perché hanno gli occhi di vetro. Ed eccoci finalmente arrivati al castello, l'attrazione più importante e più visitata della città. Il castello di Cardiff è una fortezza con 2000 anni di storia, che conserva anche un'anima vittoriana. È un vero concentrato di storia dove Medioevo e Ottocento convivono armoniosamente. Oggi nella sua parte principale si presenta come una straordinaria residenza neogotica di epoca vittoriana. Ciò non significa che la sua storia sia così recente. Le sue origini, infatti, risalgono al primo secolo a.C., quando i Romani, arrivati in Britannia, difensero l'area su cui sorge l'odierna città, con una serie di fortificazioni per proteggere l'entroterra dalle incursioni dei pirati. Terminata la dominazione dei Romani e caduto anche in disuso il sistema di fortificazioni, il castello fu ricostruito nell'XI secolo dai Normanni, che lo tennero fino al 1216. Durante quest'epoca fu aggiunto il mastio, la torre principale del castello, e sempre in questo periodo si sviluppò il primo nucleo della Cardiff medievale, saltando a pie pari circa 5 secoli di storia e passaggi anche tra le varie famiglie e il re. Arriviamo al periodo della guerra civile nel 1776, quando il castello diventa proprietà dei marchesi di Bute, che lo restaurarono e lo ristrutturarono. I Bute trasformarono Cardiff nel più grande porto mondiale di esportazione del carbone e il marchese John Bute, terzo marchese, nel 1860 era considerato l'uomo più ricco del mondo e fu proprio lui infatti ad incaricare l'architetto William Burgess della trasformazione del castello in una magnifica residenza neogotica. Furono aggiunte le torri gotiche e progettò delle stanze a tema, come per esempio le camere italiane o arabe, i giardini mediterranei e le sale gotiche. Nel 1947 il castello fu ceduto allo Stato, che lo trasformò in un museo. Del periodo antecedente all'epoca dei Bute sono rimasti visibili solamente alcuni resti delle mura del forte romano e il mastio normanno che domina l'area dalla sua altezza. Il centro di Cardiff è caratteristico anche per i negozietti che vendono souvenir di ogni genere, dalle tazze alle calamite, alle magliette e alle statuine. Tanti gli oggetti rappresentanti la bandiera del Galles e il drago rosso che caratterizza lo stemma. Noi, affascinati e incuriositi da questo simbolo, abbiamo fatto una ricerca e abbiamo trovato tante storie e teorie che ne spiegano l'origine. Si narra che il drago rosso fosse stato usato come standard di battaglia dal re Artù e da altri antichi comandanti celtici. Inoltre, una profezia di Merlino tratterebbe di una lunga lotta tra un drago bianco e un drago rosso. Secondo la profezia, dapprima avrebbe dominato il drago bianco, ma la vittoria sarebbe infine spettata al drago rosso, praticamente un'allegoria della storica rivalità tra gallesi e inglesi. Tra i vari oggetti non potevano mancare ovviamente le riproduzioni dei calici medievali e di tutto ciò che ci riporta a quel periodo. Per chi è appassionato di storia medievale e stile gotico, questi negozi sono un perfetto richiamo. Entrando
Arrivandoci nel cuore della città, ci si ritrova in un'immensa area commerciale, piena di negozi di grandi marche, banche, ristoranti e chiese, con stradine caratteristiche sempre dall'area medievale. Ritroviamo anche il Cardiff Market, un vero e proprio mercato antico risalente al 1891, dove è possibile trovare di tutto, dal pesce alle verdure, frutta, ma anche bancarelle dell'usato. Collocata una giostra con i cavalli, attrazione principale per i più piccoli, ma anche una rappresentazione di come sia la vita, con alti e bassi, a volte con giri senza una meta ben precisa, ma sempre e comunque divertente e da vivere. A questo punto del viaggio mi va di aggiungere una piccola parentesi. Durante il nostro giro ci siamo imbattuti in diversi personaggi un po' strani, e questa signora in particolare ha attirato la nostra attenzione, tanto da immortalarla nei nostri video, non tanto per la sua singolare interpretazione della canzone, quanto perché ha sottolineato come la società oramai sia danneggiata da stereotipi, regole assurde e quant'altro possa compromettere l'equilibrio fragile dell'essere umano. Inoltre, con grande tristezza abbiamo constatato che Cardiff, nonostante sia un centro vivo di turismo, arte e storia, è anche ricco di gente emarginata che si mescola tra l'indifferenza dei passanti, ragazzi che fanno uso di droghe seduti sulle panchine e che chiedono spiccioli per una birra. Ecco, a noi questa parte della città non è piaciuta perché ci ha riportati in maniera violenta alla realtà mentre stavamo sognando e vivendo dei racconti della Cardiff misteriosa e medievale e gotica. Per fortuna questa è solo una delle tante facce che rappresentano la città. Una delle caratteristiche che invece ci ha affascinato di più è stata anche l'innumerevole quantità di artisti di strada, soprattutto musicisti, che si incontrano lungo le vie del centro. In particolare ci ha colpiti un ragazzo con una voce a tratti simile a quella di Eros Ramazzotti, che ha coccolato i nostri ultimi istanti in questa storica capitale. Ma godiamoci insieme questa musica, ancora per qualche istante. Show me how God works.
Hai mai mangiato la pizza nel bosco? No. Mai mangiato la pizza nel bosco. Calda calda poi. È sempre una prima volta. Ma come che ci sono fare accesi nella notte? La nostra. La nostra. Oggi immagini che mi sono accesa. Guarda. Se fai così sembra un accesso. Ho detto, com'è che sono? Se è tutto spento, com'è che sono accesa? Dovevi mettere meno marijuana nella pizza. Oh, da qua sembra, non sembrano accesi. No. Che cavolo dici? Guarda! E dopo aver cenato, ci fermiamo a dormire dentro al bosco. Com'è un modo per pizza? Caricarci di nuova energia positiva, ma anche di riavvicinarci alla natura dopo una giornata passata in una grande città. Perché in fondo noi preferiamo i paesaggi e l'aria frizzante, ricca di avventura e di vita semplice. Oddio, ci voleva una pizza italiana. Che animali ci saranno qua? Falchi, gufi, zombie, conigli, penso ovviamente. I zombie non sono animali.